Dell'Icarri sbaglia, rimbalzo dei tedeschi. Sono in attacco adesso Marco. Fallo di Capone, no? Un fallo un po' regalato, non c'era assolutamente questo fallo. Claudio aveva difeso molto bene la linea di fondo, ci costeranno i due tiri del bonus, anche se loro sono un po' deficitari nei tiri liberi, speriamo che continuino ad esserlo. Ma il tempo ce n'è, la partita è ancora lunga, ripeto, secondo me dipende molto anche da noi, dalla nostra tranquillità in attacco, nel mettere i nostri tiri da soli, insomma. Rimbalzo Italia con Gigi Dell'Icarri pronto a riproporre l'azione offensiva. Pino Corvo, bella questa azione, passi no, si ha fatto un passo di troppo di partenza. Ultimi due minuti, 63 70, a 71. 71, tabellone difetta un po'. Corvo non va, tabella Longobardi, perdiamo palla. Dell'Icarri, c'è un fallo del Corvo. Dell'Icarri, forse c'è 3 secondi Marco lì, Brigo. Ah, canestro da 3, bomba di Pino Corvo. Importante, c'è tempo, siamo ancora lì. Adesso occorre una buona difesa senza spendere falli, senza spendere falli, costringere un tiro più sporco possibile. Naturalmente è il loro miglior giocatore che gestisce la situazione. Difendere senza fare fallo, lui è molto bravo a cercare i compagni. Bellissimo questo, si è fermata sul canestro, proprio tra il ferro e il tabellone. E la freccia dice che la palla è così. Dai, gioca, gioca! 1 minuto e 38, ancora da giocare. Capone, 5 lunghezze da recuperare. Pino Corvo, non va. Brigo si lascia soffiare, il rimbalzo, attimi concitati, ultimi scampoli di questa partita che abbiamo condotto Marco, e poi nel terzo periodo l'abbiamo un po' voluta perdere noi, nel quarto sta mancando una reazione importante che ci avrebbe impedito di vivere questi minuti con questo patema. In maniera diversa, sì, ma più che altro è mancata proprio la precisione al tiro, ma abbiamo smesso proprio di far canestro in tutti i sensi, ripeto, sarebbe bastata una percentuale più decente soprattutto nei tiri da 3, dove noi abbiamo ottimi tiratori e le cose sarebbero cambiate. Loro con la loro zona ci hanno un po' tolto il ritmo, ci hanno costretto a tirare solo da fuori, non abbiamo mai fatto canestro con continuità e lì la partita è cambiata. 7 secondi, la panchina tedesca ha operato un altro cambio. Genco sbaglia, avrebbe potuto sbagliare una qualche altro tiro. Uno su 8, uno su 9 tiri liberi, un giocatore con me che tira con quelle percentuali, ancora un errore. Ancora un errore. E teniamo viva la partita, è chiaro che abbiamo bisogno adesso di un canestro rapido, buttarsi dentro, cercare un fallo, senza paura di Amiano. Niente, non riusciamo mai. Rimbalzo tedesco. Non riusciamo proprio a buttarla dentro. Questo ci fa malissimo, questo canestro. Ci fa davvero male. 7 punti a 28 secondi alla fine. Bisognerebbe cercare subito un tiro. Rabbia. Vediamo, dai, forza ragazzi, forza azzurri. Cercare un tiro, abbiamo un tacco, ecco Lollo. 23, no, non va, sempre meno 4. E ora con questo è un po' il cappello sulla partita per i tedeschi. Partita stranissima. C'è un fallo del numero 6. Corvo fa 1 su 2 dalla lunetta, riduce un po' il margine, ma siamo sempre sotto di 8. Marco, allora, ripeto, la chiave della partita è stato un po' il secondo, il terzo quarto, quando loro sono partiti con la zona. Noi stavamo andando benissimo, abbiamo rapportato anche 9 punti di vantaggio, però lì ci siamo bloccati, abbiamo un po' abbassato il ritmo, abbiamo smesso di fare canestro.
non abbiamo più trovato quella fiducia che prima ci assistiva, loro invece sono tornati in partita, ci hanno raggiunti, hanno questo entusiasmo e non siamo riusciti a contenere. E poi non siamo riusciti a contenere questo giocatore, Gian, come pare, che veramente ha fatto di tutto da solo e ha coinvolto tutti gli altri con estrema bravura. Bene, allora risultato finale 75 per la Germania, 67 per la nazionale italiana over 40, esordio peccato, non positivo come l'avremmo immaginato, comunque c'è la possibilità già da domani di riprendere il cammino con, della vittoria. Quando, il torneo è molto lungo, è molto lungo. Non è previsto assolutamente niente, sono convinto che dipenda solo da noi. Ok, grazie Marco.